Vincenzo Menna del Comitato Spontaneo dell'Ospedale di Atessa, questa mattina siete qui a Pescara in Regione per protestare e comunque per seguire questo importante incontro con i vertici della Regione. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo un po' di riequilibrare le sorti dell'Ospedale di Atessa, che in questo momento grava un po' su tutte quelle che sono le condizioni dei cittadini. Ci sono lunghe file di attesa a Lanciano e hanno chiuso il blocco operatorio ad Atessa senza nessun motivo. Non riusciamo a capire quelle che sono le scelte dell'assessorato alla sanità nella persona di Paolucci, di quello che sta facendo ad Atessa, ma in più anche in una visione complessiva del piano di ordine sanitario regionale, e quindi siamo qui a protestare. Ma da le voci che giungono fuori ancora una volta hanno dimostrato di non interessarsi ai problemi dei cittadini, perché da quello che ci giunge fuori manca proprio il rappresentante dell'assessorato alla sanità, che sapeva benissimo che oggi c'era quel tavolo di concertazione che doveva decidere o perlomeno doveva instaurare una strada da percorrere insieme per risolvere i problemi della testa. Siete decisi ad andare avanti, a difendere il vostro ospedale? Ma noi da cittadini, penso che adesso Atessa ha dato una dimostrazione di unità, perché dentro c'è tutta la rappresentanza del Consiglio Comunale, quindi sia la maggioranza che la minoranza, fuori ci sono cittadini che hanno diversi orientamenti, però l'obiettivo è quello di salvaguardare l'ospedale di Atessa, che poi non è una battaglia di campanile, ma è soprattutto quello di dare un diritto alla salute a tutti i cittadini, che come dicevo prima la chiusura dell'ospedale di Atessa ha ingolfato Lanciano. E quindi non si capisce perché non vogliono ripristinare quello che è un diritto del cittadino.